pediatri ne possano avere 1800, quindi anche un guadagno maggiore. Il venerdì se ne vanno via e fino al lunedì non si ritrovano. Abbiamo il pronto soccorso che generalmente deve supplire anche a quello, perché non si può pensare che la guardia media abbia competenze e specializzazioni tale da sopperire alla guardia media pediatria. Quindi ci si ritrova alla guardia media che appena tocchi il bambino lo manda al pronto soccorso. Abbiamo i medici di famiglia che non ci sono, i medici pediatri che non ci sono. Io crederei anche una risposta da parte del dottor Bagnoli su questo senso, perché oltretutto no, a livello personale parlo, non a livello, perché hai una grossa esperienza sia sulla guardia media che quant'altro, quindi credo che sarebbe interessante avere una posizione anche come medico più che come politico. Noi sappiamo che la guardia media, nonostante i corsettini che gli abbiano fatto sulla pediatria, non sono sicuramente, credo, all'altezza di poter ottemperare a tutte le criticità che possano portare una fascia età di questo tipo. Però di sicuro quello che la Regione Toscana voleva era riuscire a mettere in piedi un'organizzazione che doveva supplire alle carenze della Guardia Media, alle carenze, diciamo, tra virgolette, anche di 118, quindi riportare il 118 nel campo dell'emergenza e non della mutualità normale, perché noi ci ritroviamo i bambini che accedano al pronto soccorso o che si rivolgano alla Guardia Media o ai 118, normalmente sarebbero bambini, e se ci fosse il medico curante, il pediatra, che il proprio pediatra di famiglia, sarebbero per il 99% bambini, sarebbero guardati a casa e non accederebbero al pronto soccorso. Pronto soccorso che poi di fatto, come è in una situazione come quella in Polese, dove ancora c'è un reparto di pediatria, e io voglio dire ancora c'è un reparto di pediatria, perché se noi si guarda in altri ospedali come Ettore Galli, dove maternità è andata via già non c'è più, che il pediatra anche lì la notte non c'è, c'è solamente il reperibile, parlo di un ospedale ancora più grosso se vuole come bacino d'utenza di quello di Empoli, e quindi te ti ritrovi che nei pronti soccorsi bisogna comunque visitare i bambini in fase pediatria, accertarli, dopodiché normalmente vengono inviati a Emmaier, che si ritrova oggi l'unico ospedale, l'unico punto di riferimento per tutta la Toscana o quasi per quanto riguarda bambini in età pediatrica. Questo non è possibile. Empoli da questo punto di vista qui devo dire che perlomeno mantiene un reparto di pediatria, e quindi in qualche maniera o il medico pediatra o il pediatra di reparto, il medico reperibile o il medico di reparto, in qualche maniera il bambino si riesce a farglielo vedere. Ma non è compito di reparto di pediatria e non è compito dell'ospedale supplire a tutte le carenze che sono dei medici di famiglia e dei medici pediatri. Se è stato fatto dei corsi di aggiornamento, se è stato pagato certe categorie perché facessero unità di cure primarie, questo dovrà essere fatto, perché sennò si continua a avere accessi impropri dando le colpe a destra e a sinistra, quando noi abbiamo completamente scoperto le fasce notturne e le fasce che vanno dal venerdì sera fino al lunedì mattina, da tutti i medici che dovrebbero avere la competenza di venire a vedere le persone che normalmente non si dovrebbero rivolgere al pronto soccorso. Noi abbiamo, io credo, un 30% di ricoveri impropri, di accessi impropri al pronto soccorso, e questo poi porta anche a dire che ci sono delle code interminabili. Ma non si può andare al pronto soccorso perché il bambino piange e non si capisce cosa, oppure perché io ho il mal di testa o il mal di denti perché non riesco a trovare la guardia media o il medico di famiglia. Questo non è possibile. Queste cose andavano cambiate, l'unità di cure primarie doveva cambiare, le casse della salute lo dovevano cambiare, consociare i medici doveva cambiare, queste cose non è cambiato assolutamente nulla.
Quindi una ragione ci saranno della disorganizzazione ospedaliera, perché c'è una disorganizzazione, perché non si può fare le nozze con Fisecchi come fa l'ASL di Empoli e come le sta organizzando il pronto soccorso, specie da un dirigente storico che è il pappagallo, va bene, e che ora è stato sostituito in parte da un altro, che si arriva a spezzettare gli orari per vedere di tamponare le situazioni di maggior accesso, oppure si comincia a pensare di far fare il medico agli infermieri, già l'abbiamo fatto nel 118, ora lo vogliamo fare anche al pronto soccorso affidando i codici minori agli infermieri. Io mi domando se poi dopo è stato spiegato anche che gli infermieri non potranno chiudere i casi. Va bene? Quindi l'infermiere che è il pronto soccorso sostituisce tra virgolette in medio, aprirà il caso, nel senso che farà accedere al pronto soccorso il paziente, dopodiché le code invece essere dentro la stanteria all'accettazione, le code sono dentro al pronto soccorso, perché il caso è aperto e non può essere chiuso se non da un medico, e quindi ci ritroveremo anche che i medici dovranno guardare quei casi che sono stati aperti dagli infermieri e poi chiuderli con le proprie password e le proprie responsabilità. Quindi si va a creare confusione su confusione. Allora, però bisogna cominciare a rimettere insieme queste cose. Io credo, mi sono battuto da qualche decennio contro l'automedia, perché non è il sistema secondo me era più opportuno, perché comunque è un ritardo sugli interventi. Sono sempre stato contrario per il sistema che abbiamo noi ospedaliero di pronto soccorso, a togliere in medio all'ambulanza, a togliere in medio anche se volete dai pronto soccorso, perché nel momento che noi abbiamo ridotto gli organici del pronto soccorso, perché oggi quando andiamo al pronto soccorso, il medico del pronto soccorso fa anche chirurgo e ortopedico. Prima avevamo non solo i medici di pronto soccorso, avevamo anche il chirurgo e l'ortopedico che all'occorrenza faceva gli interventi. Oggi lo fa il solo medico di pronto soccorso, anche l'intervento di ortopedia e di chirurgia. Non solo questo, non possiamo pensare ai punti di primo soccorso possano essere coperti dai medici dell'emergenza. I punti di primo soccorso devono avere personale proprio, perché o hanno personale proprio o comunque se no rimane un servizio che noi l'abbiamo finalizzato ai ritagli di tempo di medico dell'emergenza. Perché nel momento in cui c'è un'emergenza e il medico deve partire, non vedo chi è che possa aprire il punto di primo soccorso, non lo apre nessuno. Allora, il punto di primo soccorso dovrebbe essere, per come era concepito dalla Regione Toscana, all'interno delle unità di cure primarie e quindi nelle case della salute, cosa che non è stato fatto, perché vuol dire tenere a disposizione gli infermieri all'interno delle case della salute per ottemperare appunto i primo soccorso. Allora, ma siccome è stato remunerato le persone per fare questo tipo di servizio, non si riesce a capire perché ancora oggi non è stato messo in piedi. Allora, siamo ancora carenti da un punto di vista di copertura di notturno e di festivo, sia da parte dei medici di famiglia sia da parte dei medici pediatri. Siamo carenti dal punto di primo soccorso perché andiamo a utilizzare personale che non è personale proprio, ma continuiamo a utilizzare il personale di 118 e quindi gli facciamo fare doppio servizio, perché riteniamo che abbiano probabilmente dei tempi di inutilità all'interno delle associazioni, all'interno delle strutture di punto primo soccorso. Se no non avremmo nemmeno pensato che il personale dovrebbe essere pronto a partire immediatamente ed essere la persona che magari ti dà anche il punto di sutura o ti controlla la pressione. Questo è il punto di primo soccorso. Sarebbe come dire a pompieri, invece sta fermo a aspettare la chiamata, io vi porto tutti gli incendi dentro la caserma, perché almeno nel frattempo voi fate qualcosa, perché siamo a questo livello qui. Allora,
Abbiamo strutturato l'emergenza e il pronto soccorso in generale per come avevano fatto in Cina il tempo che levarono medici, no? Presero gli operai e li mandarono per le campagne a fare il medico e si chiamavano medici scalzi. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, la differenza è che non abbiamo nemmeno messo medici scalzi, abbiamo levato medici e la gente dice: quanti medici ci sono? C'è un medico, quanta gente c'è? 200.000. E vuol dire Sarman, di pazienza, aspettano, prima o poi qualcuno li visiterà, perché oggi siamo in questa situazione qui, abbiamo aumentato gli impiegatizi, abbiamo aumentato i dirigenti, abbiamo aumentato tutta una serie di figure all'interno dell'ASL, di questa ASL, ma dell'ASL in generale, non abbiamo aumentato un medico, non abbiamo aumentato un infermiere nei punti di primo soccorso, nei punti di pronto soccorso, nell'emergenza urgenza e tantomeno nella guardia media. La guardia media noi si sa che da anni si vuole chiudere, si depotenzia la guardia media e tutto questo, il discorso dovrebbero essere medici di famiglia a fare questo tipo di servizio, alla fine i medici di base questo servizio non lo fanno e la guardia media sta scomparendo, la guardia media pediatra non viene attivata. E oggi io credo e invito tutti a versare i 5 per 1000 a Einmayer, perché a Einmayer oggi sono in carenza proprio da un punto di vista economico. No, Einmayer, nonostante sia un fiore all'occhiello sia per la Toscana e penso che quasi per tutta l'Italia, se non oltre, è un ospedale che sta scoppiando perché tutta la pediatria si rivolge a Einmayer, tutta la pediatria della Toscana, se non di gran parte dell'Italia per i casi gravi, si rivolge a Einmayer. Noi nel momento che scarichiamo su Einmayer tutte le nostre responsabilità e tutti i nostri disagi, non riusciamo a far funzionare un punto pediatrico su Einmayer. Le scuse le sono state tante, va bene? Comunque cominciamo a fare un accordo con i medici pediatri in modo da eliminare il massimo possibile gli accessi impropri. Una volta fatto l'accordo con i medici pediatri, facciamolo rispettare, altrettanto facciamo con i medici di famiglia per gli accessi impropri al pronto soccorso. A quel punto lì forse si riesce anche a riorganizzare la pediatria e il reparto pediatrico e il pronto soccorso pediatrico anche all'interno dell'ospedale. Fino allora noi avremo un sovraccarico per il personale ospedaliero e avremo tutta una serie di altri medici che, senza togliere nulla alla loro funzione, per quanto riguarda le emergenze notturne, le emergenze festive, non riescano a colmare una parte di competenze che sarebbe proprio della loro spettacolo. Quindi andiamo a fare l'unità di cure primarie, facciamo le case della salute, allora chiudiamo le case della salute facendo anche servizi notturni e festivi per come prevede l'accordo con la regione. Grazie consigliere, ci sono altri? No, intervengo soltanto per sottolineare alcuni aspetti in più a quello che l'intervento molto preciso e molto puntuale, nonché documentato, del mio capogruppo ha appena fatto. Credo che i modi con cui si è portata avanti la discussione in questo Consiglio Comunale su questo punto, su questa proposta specifica del gruppo del UDC, sia emblematico su quale ruolo la politica, soprattutto a Empoli, si dà per la programmazione e per la strutturazione dei servizi alla persona. La risposta del vice sindaco all'interrogazione di Gaccione di prima dà l'idea un po' di una eccessiva sottomissione del ruolo che la politica, l'amministrazione comunale dovrebbe avere nella garanzia soprattutto di servizi sempre migliori al cittadino e in questo caso anche della fornitura di assistenza pediatrica specialistica nel nostro pronto soccorso. L'ultima volta addirittura abbiamo assistito in Consiglio Comunale a una dichiarazione abbastanza emblematica che poneva all'interno della
di discussione in Consiglio Comunale la non esistenza del pronto soccorso pediatrico della Versilia. Tramite una breve ricerca abbiamo trovato alcuni numeri della inesistente struttura pediatrica di cui la zona della Versilia si è dotata, che nel 2008 conta 16.650 interventi specialistici pediatrici. Dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 gli accessi sono 8.350, le patologie mediche il 58%, la traumatica il 28%. Nel solito periodo del 2008 gli accessi sono stati 8.000, quindi 350 in più nel 2009. Dal 1 giugno 2008 al 30 settembre 2008 gli accessi sono stati 7.000, codice verdi 67% e codice bianco 31%. Quindi da questo punto di vista e da questi numeri noi comprendiamo quanto la discussione, la proposta del gruppo dell'UDC non sia peregrina, ma sia fondamentale soprattutto per strutturare un servizio sempre più vicino al cittadino. E di quanto quelle promesse, quando siamo andati a ristrutturare la struttura degli ospedali del circondario Empolese Valdelsa, erano fallaci, quanto quelle promesse di strutturare, di avere sempre l'impegno di dare ai cittadini servizi socioassistenziali sempre più importanti e sempre più strutturati sul territorio fossero in sostanza, come mi accorgo anche dalla discussione di questa sera poco partecipata e poco ascoltata, una vera e propria rinuncia da parte della politica a costruire servizi sempre migliori nell'interesse dei cittadini e soprattutto a riconoscersi e a darsi il ruolo di guida di questi servizi e di soggetto programmatore, di soggetto costruttore di un'offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini. Questo è essenzialmente un grosso dispiacere e soprattutto un monito per il futuro e un impegno caratterizzante che dovrebbe caratterizzare l'azione di tutti i partiti politici, soprattutto nei consigli comunali. Grazie, ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, c'è l'illustrazione dell'emendamento, prego. Morini, tocca a te, grazie. La nostra presentazione dell'emendamento è... Ecco, il presente emendamento viene chiesto di aggiungere, dopo l'ultima parola, pediatrico, dell'ultima riga della mozione presentata all'UDC quanto appresso. Quindi il discorso dovrebbe essere completo in questo senso. Per la realizzazione presso l'ospedale San Giuseppe di Impro di un reparto di pronto soccorso pediatrico, a questo punto si chiede di aggiungere che venga aggiunto e o comunque di un punto guardia medica pediatrica sempre presso l'ospedale San Giuseppe di Empoli. Grazie Presidente. Noi chiediamo che venga accettata dal proponente la mozione UDC. Grazie. Mi sembra l'emendamento chiaro, se lo accettate. Sì, noi chiediamo di accettarlo, come potremo accettare eventualmente anche qualsiasi altro tipo di emendamento che vada come scopo finale per il bene e la realizzazione di un punto di primo soccorso o che sia anche breve per i weekend, qualsiasi cosa voglia venire anche da parte della maggioranza, noi non troveremo nessun ostacolo ad accettarlo, perché ci sembra che questo sia un discorso che debba andare al di là delle nostre battaglie politiche, dovrebbe essere un discorso bipartisan che va nell'interesse delle fasce più deboli e che sono i nostri figli, i nostri nipoti. Quindi tutto ben accetto, grazie. E quindi diventa parte integrante, quindi dichiarazione di voto, prego consiglieri. Non ti avevo visto, prego. Sì, siamo evidentemente favorevoli a votare questo emendamento. L'ha accettato. Allora,
Allora chiediamo un voto, chiedo scusa, allora è finita la discussione, sì sì, allora è finita, tu hai detto. No, ti ridò la parola volentieri perché mi sembrava anche. È stato un lapsus. Accendi, Caccio. Sì, grazie. Scusate. Allora, io non so e preferisco parlare per primo perché non voglio fare strumentalizzazioni di nessun genere su queste cose, come ho detto prima, perché mi sembra che riguardino in maniera bipartisan l'interesse dei nostri bambini e quindi l'interesse delle fasce più deboli. Io penso che tutti dovremmo votare questo emendamento, non perché l'abbiamo proposto noi, ma perché mi sembra una cosa sensata per la nostra città. Ad ogni modo non vorrei che si perdesse questa occasione, perché andrebbe proprio a discapito delle fasce deboli, a discapito delle persone che non hanno la possibilità magari di avere a pagamento un pediatra, quindi anche delle famiglie più disagiate, per cui riteniamo che questa sia una cosa importantissima, che la si realizzi poi comunque per metà, perché voglio rileggere bene anch'io il punto finale del nostro ordine della nostra mozione, se la trovo. Che l'avevo sotto mano qui. Guardate, sono tutti insieme. Naturalmente prima. Che dice appunto impegna il sindaco quale primo responsabile per la salute nel territorio, la giunta e tutto il consiglio comunale affinché si attivino presso la dirigenza dell'ASL 11 per la realizzazione di un pronto soccorso pediatrico, e poi come emendato da parte del gruppo di Marconcini sindaco, integrato anche eventualmente di un punto di guardia medica pediatrica sempre presso il nostro ospedale. Dico questo perché l'impegno deve essere da parte dei nostri responsabili dell'amministrazione a sollecitare appunto l'ASL nostra perché si adoperi in questo senso, e perché vorrei anche citare alla fine di questo mio intervento, chiedendo appunto con cuore sincero che tutti si possa valutare in coscienza questa cosa, mi gradirebbe che si potesse capire anche da parte dei dirigenti della nostra ASL, va bene, no, ma non importa, da parte di gente della nostra ASL che molto spesso ragionano in termini così molto burocratici, perché devono tenere i conti in regola, quando sappiamo che i loro introiti sono abbastanza ben remunerati. A parte questo, ecco, mi gradirebbe citare due frasi. Una, diciamo così, dal Vangelo della Bibbia dei credenti e una dal Vangelo della Bibbia dei non credenti. Dice il Vangelo, dice, a questo proposito, legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Io credo che sia dica alla perfezione questa frase, e che calzi bene questa frase nei confronti del nostro personale medico e paramedico, del pronto soccorso in particolare, che si adopera, che lavora con serietà e con impegno costantemente, mentre i nostri dirigenti farebbero bene ogni tanto a frequentare questi ambienti per vedere le necessità di cui mancano. E un altro, che dicevo, una citazione dalla Bibbia dei non credenti, perché è la famosa frase
che avevo citato anche in un altro consiglio comunale, di Antonio Gramsci, e questa è rivolta ai nostri amministratori, perché si impara molto anche ascoltando chi la pensa diversamente da noi, e questo era il succo di cui diceva Gramsci, perché vorrei che non ci fosse una pregiudiziale, perché questa mozione è stata proposta da un gruppo di opposizione affinché si capisse che è importante per la nostra città poter dare una risposta seria e concreta a un problema così gravoso. Ecco, quindi un invito caldo anche perché la nostra amministrazione, indipendentemente da quello che sarà l'esito, ripeto, di questa votazione, si adoperi in questo senso perché si possa davvero ovviare a una mancanza che credo sia molto grave per la nostra città, non perché non ci sia assistenza dovuta per i nostri bambini, ma perché sappiamo tutti che il periodo iniziale, specialmente per certe patologie che riguardano anche interventi poi successivi e di interventi chirurgici, sono cruciali, e quindi è necessario che si possa dare una diagnosi certa e precisa nel minor tempo possibile. Quindi ripeto, e scusate se sono insistente, come ultimo appello, cerchiamo di votarlo senza guardare da dove è venuta la proposta, senza guardare dove si va a cadere poi anche di fronte all'opinione pubblica, perché non credo nessuno si debba vantare se si voterà questa mozione di aver fatto chissà che cosa. Abbiamo solo fatto esclusivamente il nostro dovere. Grazie. Bene, grazie. Ci sono altri? Baroncelli. Perdere un attimino di tempo a discutere anche l'emendamento, perché qui insomma no, ma non fa in dichiarazione di voto, poi si riguarderà con calma, non ha nessun problema. No, ma dicevo, qui si sta chiedendo un impegno di istituire la guardia medica, cioè ora io credo che l'impegno dovrebbe essere un impegno complessivo di mettere in piedi quella che è la riforma sulla sanità, che dell'organizzazione dell'emergenza, urgenza dei medici famiglia, dei medici pediatri, che è quella dell'unità di cure primarie, che è prevista dalla Regione Toscana, dove tutta una serie di figure professionali vengono pagate per supplire a tutta una serie di cose, quindi i soldi sono stati erogati, però il servizio non è messo in piedi, a quanto risulta a me, poi può darsi che mi sbagli, va bene? Quindi andare a chiedere a chiedere un'impegnativa all'ASD, io sinceramente sarei per chiedere anche a chi è presidente delle commissioni di invitare qui il dottor Porfido e quant'altri a spiegarci come mai nell'ASD 11 non parte l'unità di cure primarie, non partono i punti di primo soccorso all'interno delle ASL della salute, come mai noi abbiamo una disorganizzazione tale che sia i medici di famiglia che i medici pediatri non si organizzano per chiudere i notturni e i festivi in questo territorio. Io credo che questa mozione, noi voteremo a favore, ma diciamo su linea di principio, però che qui ancora una volta siamo un po' quasi un grido d'appello di genitori disperati e non una richiesta di soluzione, perché questa non è una richiesta di soluzione. La richiesta di soluzione è chiedere un'impegnativa all'ASL di mettere in piedi le OSE e i protocolli che sono stati firmati sia a livello regionale sia a livello locale. Perché se noi i protocolli li scriviamo, prendiamo soldi dei protocolli e poi non facciamo proprio nulla, ci ritroviamo sempre a richiedere gli stessi interventi. Prima, per fortuna, la guardia media, diciamo, chiamiamola così, la faceva la misericordia, poi nel momento in cui c'è stato difficoltà a trovare medici pediatri.
perché non è che la misericordia abbia smesso perché dice non c'aveva guadagno, perché la misericordia non ha fatto queste cose credo per il guadagno, come non fa le altre, si è trovata nell'impossibilità di ottemperare a un servizio uguale alla misericordia di Rifredi di Firenze, se mi risulta in maniera corretta, no? Cioè ci ritroviamo a un punto che i medici pediatri sono abbastanza poi, talmente poi, e qui si dovrebbe entrare anche in merito al discorso delle specializzazioni del numero chiuso universitario. Io credo che quando si va a parlare di medicina e di sanità oggi si dovrebbe ricominciare a parlare anche di tutte queste cose qui, perché noi abbiamo fatto il numero chiuso e poi ci ritroviamo che sul territorio a noi ci mancano medici dell'emergenza, ci mancano medici pediatri, ci mancano geriatri, ci manca tutta una serie di figure e non si riesce a capire perché non abbiamo ancora un'università che impedisce l'accesso alle persone che vogliano specializzarsi in questi settori. Allora noi voteremo a favore di questa mozione, però credo che sia impossibile in questi termini chiedere che la guardia medica pediatra sia fatta all'interno del pronto soccorso o all'interno dell'ospedale se non si riesce a recuperare le professionalità atte per organizzare questo tipo di servizi. E credo che insieme a questo dovremmo riniziare il dibattito per sapere come mai si è chiesto a medici di consociarsi quando il consociativismo a questo punto non serve altro a pagare meno spese probabilmente di gestione degli ambulatori, perché non va nella direzione dell'unità di cure primarie, accordo fatto con la Regione Toscana. Grazie Giacomelli. Sì, sostanzialmente sono d'accordo con le cose, vedete. Sono d'accordo con le cose sono state dette finora, molto semplicemente anche noi riteniamo che ci debba essere un punto di pronto soccorso, riteniamo che comunque l'emendamento dia un'opportunità in più anche al Partito Democratico per poter votare a favore, quindi anche se non proprio un pronto soccorso, comunque un punto di guardia media pediatrica, per cui voteremo a favore. Grazie, ci sono altri? Magnoli? Mi sembrava se ti avevi visto Paolo che aveva alzato la mano prima, ecco perché dice. No, non volevo passare. Allora, prima di tutto volevo rassicurare Gracci che quando si discute delle mozioni, quando si discute di una qualsiasi cosa, non c'è mai da parte nostra una questione pregiudiziale, ma casomai ne facciamo una questione di contenuti e non una questione pregiudiziale. Quindi questa è una cosa che mi premeva chiarire. Per quanto riguarda la mozione nel particolare, intanto preannuncio che voteremo contrari, ma non tanto perché non pensiamo che il problema sia un problema importante. Nel resto gli accessi pediatrici al pronto soccorso sono chiaramente numerosi, lo sappiamo, nel 2010 sono stati circa il 36% del totale di accessi al pronto soccorso. Quello che riteniamo è che l'assistenza nel pronto soccorso anche per i pazienti pediatrici sia e debba essere integrata in quello che è il sistema generale del pronto soccorso. Utilizza in primis le risorse del pronto soccorso con l'integrazione di quelle risorse che sono necessarie ad ottimizzare il percorso assistenziale. Volevo fare una premessa in questo senso, che non ci dobbiamo dimenticare che il Dipartimento di Emergenza e Urgenza costituisce una delle strutture dipartimentali che sono elemento imprescindibile nell'organizzazione ospedaliera. Questo sta a significare che ci sono due indirizzi fondamentali. Uno
che la collocazione dell'emergenza, una è la collocazione dell'emergenza urgenza negli assetti assistenziali, e l'altro è il coinvolgimento delle risorse e delle competenze nella funzione. Da questa premessa nasce una visione dinamica del pronto soccorso e non una visione settoriale per specialità o per gruppi di popolazione, una visione dinamica nella quale sia gli operatori sia le risorse che ne costituiscono il nucleo dedicato si integrano con gli altri operatori e con le altre risorse della rete ospedaliera. Tra l'altro questa impostazione è contenuta nell'atto di intesa tra Stato e Regione di approvazione delle linee guida del sistema di emergenza urgenza del 92, e proprio facendo riferimento a questo lo specialista pediatra, entrando nel merito, quando intervenga al pari degli altri specialisti nell'ambito del pronto soccorso è chiamato a concorrere a decisioni e procedure per la gestione delle situazioni presentate in pronto soccorso ed in cui torna utile la sua competenza professionale e relazionale. A questo scopo e in un contesto particolare quale quello dell'emergenza urgenza, questa figura agisce in integrazione con gli altri colleghi del pronto soccorso, i quali hanno la responsabilità di avviare il percorso assistenziale in rapporto al livello di gravità presentato dal paziente. Sempre l'atto di indirizzo del 92 prevede anche che il Dipartimento di Emergenza debba assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, per tutta una serie di interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medica, di emergenza chirurgica, di emergenza ortopedica, di emergenza ostetrica e di emergenza pediatrica. In questo senso, quindi in questa organizzazione, quello che è previsto è un canale di visita privilegiato, tant'è che nel contesto organizzativo dell'ospedale e dell'azienda operano infermieri che hanno svolto attività formative orientate anche al triage pediatrico e i pazienti pediatrici in pronto soccorso godono di un codice psicosociale di priorità che integra quello di gravità e che quindi gli dà un canale privilegiato di presa in carico e di trattamento. E oltretutto questa formazione è sia degli infermieri ma anche mi risulta una formazione per quanto riguarda i medici, e risulta anche che nelle 12 ore diurne feriali e festive ci sia un pediatra che è dedicato al pronto soccorso. C'è poi anche l'altra volta era stato fatto riferimento a una situazione logistica, volevo far presente che nel pronto soccorso vi è un settore di accoglienza per i pazienti pediatrici con ludoteca e ambulatorio, il cui scopo è quello appunto di caratterizzare l'accoglienza, per cui vado a concludere, quello che viene attuato è non tanto un pronto soccorso pediatrico, che sarebbe in parte anche limitativo per quello che dicevo prima, ma un percorso pediatrico in pronto soccorso, che è una cosa diversa perché prevede un processo di diagnosi e cura in cui si integrano le professionalità necessarie. Un'ultima cosa, se mi è consentito sforare un attimo, per quanto riguarda il discorso della guardia medica pediatrica, qualche anno fa, nel 2006, era stato fatto un tentativo di istituzione di una guardia medica pediatrica che dopo un po' di tempo è stato sospeso per un motivo particolare, per due o tre motivi particolari. Uno è che non ha diminuito assolutamente gli accessi al pronto soccorso pediatrico, non ha dato ai cittadini la sensazione di essere più tutelati e oltretutto aveva un costo anche piuttosto insostenibile anche in previsione di eventuali finanziamenti della regione che poi non sono mai arrivati. Volevo far presente che gli accessi, ogni singolo contatto in quell'esperienza che fu fatta di guardia medica pediatrica, ogni singolo contatto veniva a costare 138 euro, qualcosa in più, costo che saliva ulteriormente, arrivava a 154 euro se si escludevano da tutti gli accessi i consigli telefonici. Quindi alla luce di tutto questo, ripeto, il gruppo del Partito Democratico voterà contrario
alla mozione e all'emendamento integrato. Grazie. Grazie, ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito. Quanti sono i votanti? Prego, consiglieri. Ventisei. Allora, chi è favorevole così con la mozione così come emendata? Prego, consigliere, alzate la mano. 10. Antonio, anch'io. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno astenuto. 16. Bene, allora c'era questa richiesta di Presidente, perché 16 voi? 10 meno 10, 16. 26. Oh. Perché no? 16. No, era 10 più 16. Sì, 10 più 16. Allora, rispetto a questa richiesta, mi fa vedere quella. Ma fai il secondo all'altro, non sento che c'è bravo. Ma voglio dire, ma la votazione è l'altro la metta, lui si chiama di non mettere la votazione. Quindi la risposta è. Ma se lasciate rispondo, gli devo rispondere? Quello per forza, se no non tu la voti comunque. Siccome lei è contrario a prescindere anche di una parte. Ma che vuol dire? Se tu devi decidere se mettere una votazione oppure no, intanto la proposta, perché Bonuccelli ti dice nemmeno di mettere la votazione. Ma è contrario. E che vuol dire? Ma l'articolo ti dice che devi mettere la votazione. Allora, la proposta che faceva Morini e che era rispetto a questa, diceva Baroncelli, questo ragionamento del silenzio? Allora, prima ho parlato di propaganda elettorale. Sì, rispetto a propaganda elettorale, no? Allora. Giusto? Rispetto a questa proposta di Morini di anticipare il punto all'ordine del giorno, avevate accennato a questa difficoltà di discutere un argomento in silenzio elettorale o comunque in campagna elettorale. Allora, il segretario, visto la normativa, non... Allora, il divieto di propaganda elettorale scatta solo il giorno prima della votazione. Evidentemente ci si riferisce semmai a un divieto di comunicazione istituzionale che è previsto, però il divieto di comunicazione istituzionale ai sensi della legge 2000 numero 28 non scatta, dice la norma, quando praticamente è svolta in forma impersonale, quindi non dai singoli soggetti ma da un organismo, quale è l'organismo pubblico, e dice quando serve per il raggiungimento, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, è indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, il che è tutto dire. Indubbiamente, a mio avviso, questa è la norma, al che a mio avviso, secondo me, poi leggendo un parere dell'ANCI e un parere della NUSCA, cioè si vuole sostanzialmente evitare attraverso questo divieto di comunicazione un entrare nel merito a favore di una o di un'altra tesi di carattere referendaria. Allora, l'unico punto che insieme al segretario pensiamo che debba essere tolto eventualmente all'ordine del giorno è il terzo capoverso
dell'ordine del giorno in cui il Consiglio Comunale di Empoli chiede il sostegno a 4 quesiti referendari per il sì, atto ad abrogare impostazione centralista e utilità delle leggi che avranno importanti, quindi questo eventualmente va comunque tolto perché è un'espressione. Il resto si parla della partecipazione democratica, per cui non c'è un sì e un no. Questo è l'unico punto che secondo noi va tolto, comunque qualora si decidesse di anticiparlo va tolto all'ordine del giorno. Ecco, va tolto quello comunque. Allora, il regolamento prevede che se c'è accordo di tutti si sposta senza votazione, se c'è disaccordo bisogna votare, quindi chiedo a capogruppo di farmi capire se c'è accordo oppure no. Prego Barnini. No, noi come gruppo riteniamo che si possa seguire il normale ordine dei lavori che avevamo all'ordine del giorno di questa seduta. Ripeto, no, se sentite. Beh, non tanto e ovviamente mi verrebbe da dire perché abbiamo, diciamo, difficoltà sull'argomento, abbiamo preso posizione.